nuovo video. Allora, prima di tutto vi dico che ho la finestra aperta, quindi forse sentirete le cicale o suoni assurdi, quindi non fateci caso per favore perché fa caldissimo. Allora, io so che molti hanno questa concezione che in Canada faccia sempre freddo, però no. Da quando sono tornata non sono mai andati sotto i 30 gradi. La sera, per carità, si sta da Dio, cioè dormo con la coperta io la sera, però durante la giornata comunque fa veramente veramente caldo. E anche in casa, nonostante io abbia alberi ovunque, anche in casa comunque fa abbastanza caldo. Ovviamente, essendo in affitto, non è che abbiamo l'aria condizionata, abbiamo un ventilatore del cacchio, ma io ho due ventilatori, quindi alla fine crepo di caldo e basta. Perfetto, allora, oggi siamo qua per un nuovo video e oggi parleremo di... dimenticato di cosa va? Sì, ecco, oggi vi darò degli aggiornamenti sul matrimonio, perché da quando ho avuto la proposta, che è successo 2 mesi fa, tanti di voi mi hanno fatto un sacco di domande, sia voi sia magari amici miei che mi hanno fatto un sacco di domande alle quali io non avevo ancora una risposta. Quindi magari alcune cose ho risposto dicendo forse si farà così, forse si farà cosà, ma poi non ero sicura. Adesso che sono tornata in Canada abbiamo le idee molto più chiare, sappiamo già cosa vogliamo fare, bla bla bla. Quindi adesso vi darò un po' di aggiornamenti, non tutti perché giustamente siamo solo ad agosto, e il mio matrimonio sarà 3-4 un anno, quindi non ho tutti i dettagli, però ovviamente anche quando avrò tutti i dettagli magari non vi dirò proprio tutto, perché comunque dai, lasciamo un po' di mistero. Prima di tutto, la domanda principale è: vi sposerete in Italia o in Canada? Allora, purtroppo, e dico purtroppo per vari motivi che ne parlerò dopo, ci sposiamo in Canada. L'ho già spiegato nel video Italia vs Canada, i matrimoni, un po' di cose, ovvero che in Italia c'era un po' impossibile sposarci per il fatto di burocrazia. Burocrazia, tanta burocrazia, e se volevamo sposarci in chiesa dovevamo essere sul posto lì in Italia, se volevamo sposarci in comune lui aveva bisogno di un botto di documenti dall'ambasciata canadese, cioè me le sentite le cazzate, ecco. Quindi all'inizio l'idea era tipo ok dai, facciamo, ci sposiamo in Canada ma poi la cerimonia vera e propria la facciamo in Italia, ma poi abbiamo detto ma chi ce lo fa fare sta roba, ma chi ce lo fa fare veramente questa cosa di organizzare un matrimonio a distanza e fare due cose separate, quindi abbiamo deciso che ci sposiamo in Canada. Ci sposiamo in Canada e dico purtroppo, nel senso che non mi dispiace, nel senso che comunque è una cosa nuova, nel senso che mi sposerò in un paese nuovo, che comunque è un paese che ho scelto di viverci, quindi alla fine non mi dispiace, mi dispiace solo per il fatto che molto probabilmente non ci sarà quasi nessuno che verrà al mio matrimonio, ecco. Allora, praticamente i miei genitori sicuramente vengono, giustamente, per fortuna, i miei genitori ci sono sicuramente, poi tanti miei amici hanno detto che verranno, ma poi non so se effettivamente lo faranno, perché giustamente io lo dico subito, cioè se magari ci sono dei miei amici che stanno guardando questo video che non si sentano presi in causa, io non pretendo da nessuno che venga, cioè non pretendo che tutte quelle persone che hanno detto vengo, ma alla fine non vengono per tot motivi, io non me la prendo con nessuno. Giustamente mi dispiacerà non avere praticamente nessuno dall'Italia, cioè sono contenta che i miei genitori verranno, per carità, però allo stesso tempo vorrei che ci fossero le persone più care a me quel giorno, cioè fossero vicine a me quel giorno, insomma, cioè è importante, perché io qua comunque sì, ho degli amici, ma non è la stessa cosa. Quindi, per questo dico purtroppo, perché so che è un viaggio lungo, so che molti magari non avranno le possibilità di venire, magari molti non hanno lavoro, magari altri avranno altri impegni, quindi io non pretendo da nessuno. Giustamente io adesso, non appena saprò la data, che molto probabilmente settimana prossima io saprò la data del matrimonio, la dirò a tutti, invierò gli inviti e tutte queste cose qua, poi sta alle persone dire vengo o non vengo. Ovviamente darò una deadline pazzesca, nel senso che io gli inviti li invierò entro fine agosto sicuramente, e daremo tempo a tutti quanti, non solo le persone in Italia, a tutti quanti anche qua, fino a febbraio, di risponderci, di dire sì vengo o no non vengo, perché va bene trovare il posto, ma poi per tipo il catering devi sapere quante persone vengono, quanto cibo devi preparare, perché se paghi per 100 persone ma alla fine ne hai 50 hai perso un sacco di soldi. Quindi prima domanda, mi sono un po' sbilanciata, prima domanda è sì, ci sposiamo in Canada. La data molto probabilmente e il posto lo sapremo settimana prossima, perché ho trovato 2 posti che mi piacciono abbastanza ma li devo vedere dal vivo, ce n'è uno che mi piace di più che costa anche di più, però
avere un posto bello, spazioso, dove le persone si sentano bene. Poi io avrò un vestito molto da principessa, non l'ho ancora comprato, non chiedetemi di se ho comprato, visto non l'ho ancora comprato, sto ancora andando in palestra per mettermi in forma prima di comprare il vestito, però so già il modello che voglio e sarà un vestito molto ampio, quindi ho bisogno di spazio per camminare, perché sono andata tipo a dei matrimoni e lo spazio era così stretto che non si sapeva, non si poteva camminare. È una cosa che a me non piace, non mi piace questo senso di claustrofobia. Un'altra cosa è ovviamente abbiamo iniziato a organizzare tutte le altre cose. Ho preso la mia Moleskine dello Hobbit finalmente dopo 50 anni che ce l'ho e ho deciso di sfruttarla per l'organizzazione di questo matrimonio. Infatti tutti questi posti sono tutte le cose che dobbiamo fare. Che bello! Quindi abbiamo già la lista degli invitati, abbiamo già gli inviti addirittura, non li abbiamo ancora scritti ma abbiamo già gli inviti belli fatti, abbiamo già le buste, quindi tutto pronto per spedire. Perché praticamente cosa succede con gli inviti? Con gli inviti qua in Canada li spediamo per posta per un motivo solo, perché siccome il posto e il catering ci costerà abbastanza, allora c'è questa cosa che se siete stati dei matrimoni forse lo sapete, se siete magari troppo piccoli sicuramente i vostri genitori lo sanno, spesso quando andate dei matrimoni si paga il posto, cioè tu dai una specie di contributo che sono gli sposi a decidere per pagare il posto, così diciamo che riescono a recuperare un po' di soldi soprattutto per il catering e la location sono le cose che costano di più solitamente. Questa cosa la facciamo qua in Canada perché spediamo gli inviti cartacei in Canada per il fatto che dopo ci devono rispedire indietro i nomi di tutte le persone che ci saranno, con quante auto arriveranno e i soldi appunto. In Italia invece io non li spedirò cartacei perché io alle persone che vengono dall'Italia non chiedo di pagare il posto, lo dico subito, nel senso che mi sembra il minimo di dire alle persone che vengono dall'Italia che loro non devono pagare il posto come faranno qua in Canada. Non è discriminazione, è solo che una persona che viene dall'Italia si pagherà un biglietto aereo che se lo compra adesso magari gli costa sui 400 euro, se lo comprano più avanti costerà sui 600, quindi già 600 euro pensa magari, non so, a un albergo, perché io a casa mia riesco a ospitare solo i miei genitori, ho questa stanza dove potrei mettere un materasso gonfiabile, ma non è che posso, cioè se mi vengono 10 amici non è che posso ospitarli tutti, ma tutti mi hanno detto non ti preoccupare, cioè ci arrangiamo noi. Quindi diciamo che no, i limiti cartacei non so... Che palle, dai! Quindi diciamo che... Vabbè, dai, ma che... Quindi diciamo che gli inviti cartacei non sono una discriminazione, non è che preferisco le persone qua in Canada a quelle dell'Italia, sono proprio una questione di avere l'invito indietro con tutti i dettagli e appunto i soldi, mentre in Italia spedirò via email, ma cercherò di fare una cosa bella, carina da vedere, poi di cartaceo magari lo invierò ai miei genitori, giusto per così che abbiano un invito così ufficiale, nel senso, perché vabbè sono i miei genitori, però per il resto non li spedisco per questo motivo, nel caso ci fosse un mio amico italiano che guarda questo video, che sa di essere invitato al matrimonio, che mi dice che stronza, non mi inviti, non mi mandi l'invito ufficiale, è semplicemente questa la ragione, quindi non sentitevi esclusi da questa cosa. Un'altra cosa è il fatto che la data sarà più o meno inizio settembre, se proprio proprio sarà fine agosto, ma è molto raro che scegliamo agosto, quindi sarà molto probabilmente inizio settembre e sarà in mezzo alla settimana, e ci tengo a dire questa cosa perché... Allora, io so che i matrimoni si celebrano il sabato, ok? Lo so, si celebra solitamente il weekend, perché solitamente una persona che ha un lavoro normale, il weekend sono liberi, quindi giustamente il sabato è il giorno del matrimonio, il giorno del weekend. Perché noi decidiamo di farlo in mezzo alla settimana? Prima perché siamo dei poracci, quindi il posto che a me piace tanto, che magari lo vedo settimana prossima e mi fa cacare, però il posto che a me piace tanto, costa di meno dal lunedì al giovedì. Sono follia venerdì, sabato e domenica. I sabati sono presi fino al 2021 e non sto scherzando, quindi i sabati sono off, però il venerdì e la domenica sarebbero on, ma costa tipo la differenza tra il giovedì e un venerdì, oppure dal giovedì e la domenica, è di tipo 2500 dollari. Quindi abbiamo deciso, i miei genitori, vabbè, alle persone che vengono dall'Italia probabilmente non frega niente, nel senso dicono vabbè noi tanto comunque dobbiamo arrivare in Canada, arriviamo qualche giorno prima, prendiamo le vacanze in quel periodo, arriviamo, non so, il lunedì, il giovedì c'è il tuo matrimonio e fine, e i miei genitori la stessa cosa faranno.
Però qua in Canada, tipo, sono iniziati un po' i drammi del tipo un giovedì, patrimonio, chi sta a fa, cioè uno deve prendersi il giorno libero, cioè... Allora, parliamoci chiaro. Io ti dico un anno prima il giorno del mio matrimonio, prima cosa. Seconda cosa, se non sei capace di prenderti un giorno libero dal lavoro, o c'hai il capo stronzo o sei stronzo tu, perché non vuoi venire. Quindi abbiamo detto, io e lui abbiamo detto, siccome per fortuna in questa cosa lui è molto d'accordo con le mie idee, io sono molto d'accordo con le sue idee, non abbiamo litigato per questa cosa, abbiamo solo detto, il matrimonio è il nostro, se noi non abbiamo disponibilità economica di spendere $2,500 in più per farlo la domenica, per far contenti gli stronzi, nel senso che anche se lo fai la domenica e lunedì comunque te lo devi prendere libero, tesoro bello, quindi alla fine è la stessa cosa, siccome quei soldi potremmo benissimo sfruttarli nel catering, perché il catering comunque costa più o meno quella cifra, allora abbiamo detto chi vorrà venire bene, chi non vorrà venire, cazzo me ne frega, nel senso, cioè no, non è cattiveria qua, però se io voglio andare a un matrimonio, se c'è un mio amico che si sposa e decide di sposarsi lunedì mattina, chi sono io per dirgli, ah no, guarda, cioè, io non mi lascio un lavoro. Un anno prima, se io lo chiedo al mio capo, probabilmente il mio capo mi darà il permesso, eh. E poi vi dico anche che io ho lavorato in dei posti tanto di merda. Qua in Canada ho lavorato per 2 anni in un negozio che era veramente... sfruttamento pazzesco ed è stato veramente un posto terribile dove lavorare. Vi giuro che se io chiedevo un giorno libero, me lo davano senza problemi. Cioè, io sono andata a vari matrimoni qua in Canada mentre lavoravo in quel negozio, mi hanno sempre dato i giorni liberi. Sono andata a Natale, che io il Natale lavoravo, ma mi prendevo tipo la mezza giornata libera, me la davano lo stesso. Andavo fino a una, andavo a 3 ore di distanza con la macchina per poi tornare la notte stessa, tipo a Capodanno, perché il giorno dopo lavoravo. Capite che se vuoi fare una cosa, la riesci a fare. E qua chiudo il discorso, perché tanto questo video non lo capiranno i canadesi, non lo guarderanno, non me ne frega un cazzo. Semplicemente quando ho saputo questa cosa mi sono girate molto le palle, però lui mi ha detto guarda, stai tranquilla, chi vorrà venire verrà, chi non vorrà venire amen. Perfetto, allora sto blatterando un tantino troppo, non so quale cosa sia, ma vabbè, un'altra cosa è il celebrante. Non ci sposiamo in chiesa, quindi questo è già deciso, per vari motivi. All'inizio volevo, perché sì, è bello tutto quanto, ma allo stesso tempo costa un po' di soldi sposarsi in chiesa, a quanto pare, e poi anche là devi farti un costo prematrimoniale, devi farla, non ci avevamo voglia, quindi abbiamo deciso che prenderemo questo posto, se lo prendiamo, questo posto bellissimo che c'ha fuori, tipo è un posto, è un paviglione, che in realtà questo posto è stato, faceva parte dei paviglioni della Expo di Montreal del 67, quindi è un posto bellissimo, ed è in mezzo tipo a un parco gigante, quindi c'è la natura attorno e questo posto è tutto pieno, è solo di vetro, quindi tu è fatto solo di vetro, questa cosa mi piace tantissimo, spero veramente che mi piaccia anche dal vivo, piace tantissimo perché mi piace il fatto che si veda tutto attorno a te. Non mi piacciono quei posti tipo i ristoranti dove c'è una piccola finestrella e stai morendo tipo di sonno perché c'è tutto buio attorno. E poi appunto c'è un piccolo altare già fatto lì, se non è già fatto lì lo faremo noi, un piccolo altare, quindi celebreremo il matrimonio e faremo la cerimonia tutto nello stesso posto, così la gente, magari soprattutto la gente che viene dall'Italia, non si deve spostare qua e là per venire prima a celebrare il matrimonio, prima ne ha una cerimonia, eccetera eccetera. E il celebrante, non avremo un celebrante ufficiale, ma il celebrante sarà sarà lo zio di lui, uno dei zii di lui. Lui sarà il nostro celebrante, come lui ha celebrato il matrimonio di sua sorella, così suo zio celebrerà il nostro. Questo perché è più bello quando c'è una persona che, della tua famiglia, che celebra il tuo matrimonio, è anche un po' più intima la cosa, e io conosco suo zio, è una persona molto professionale, è una persona molto divertente, quindi sicuramente andrà meglio piuttosto che la solita persona che ti viene dal comune e dire vuoi tu prendere questa... Ecco, quindi abbiamo deciso di chiedere una persona a noi vicina di celebrare. Avremmo voluto chiederlo a suo cognato, ma siccome lui è stato celebrante il suo matrimonio, non volevamo fare tipo un copia e incolla, ecco. Ok, ultima cosa, chiudo questo video perché mi sembra un video molto lungo. Al massimo, se avete domande, fatemele, ma magari posso sempre fare un video di aggiornamento più in là. Un'altra cosa è che ovviamente abbiamo già deciso il tema. Abbiamo già deciso gli anelli, non abbiamo comprato ancora niente, però abbiamo già deciso anelli, tema, decorazione, tutte queste cose sono tutte fatte qua, bello, me ne sto occupando più che altro io, perché lui si annoia con queste cose, a me piace tantissimo cercare cose, decidere come fare, quindi
Quindi diciamo che lunedì quando andremo avremo più un'idea precisa di come saranno, magari che tavoli sono, come sono i tavoli, come saranno posizionati, quanti tavoli, quante persone, e in quel caso decideremo di comprare tutte le decorazioni al momento, insomma, cioè al momento, nel senso tipo, siccome diamo tempo fino a febbraio, il nostro matrimonio comunque sarà a settembre, abbiamo 7 mesi per decidere quanti tavoli ci sono, quante decorazioni ci servono, ecco, perfetto. E basta, quindi spero di non avervi annoiato a morte con questo video, perché io da... siccome tante persone continuavano a farmi domande anche su Instagram, allora io non voglio tipo fare di questi video dove parlo solo di questo, perché non voglio annoiare le persone, ma allo stesso tempo non ho tante cose da dire. Adesso avevo un po' di cose da dire perché abbiamo un po' deciso. Poi magari più in là, quando, non so, quando avremo già comprato un po' di cose, ma comunque vi dico già che no, magari non farò vedere, io addirittura sto pensando addirittura al vestito di non farlo vedere a nessuno, cioè neanche a mia madre, che ci sia proprio una cosa segreta pazzesca, quindi cioè queste cose tipo le decorazioni, vestito, anelli, ma che queste cose non le farò vedere, questo è poco ma sicuro, magari vi dirò sì, le ho comprate, ce le ho, ah no, abbiamo comprato il papillon per lui, quello ho fatto lo spoiler su Instagram, però quello l'ho fatto spoilerissimo proprio, e secondo me dal papillon si capisce anche il tema del matrimonio, ma questi sono piccoli dettagli, quindi ok, io chiudo questo video perché sennò la gente mi fucila, e noi ci vediamo in un prossimo video. Se avete domande, se avete richieste, se avete cose, se avete domande su questo video, fatemelo sapere, e seguitemi su Instagram se volete più aggiornamenti, perché magari su Instagram farò più spoiler, perché io non ce la faccio a tenere le cose, io sono brava a queste cose. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video e ciao! Ah, anzi, se avete anche consigli, se siete stati a matrimoni, se vi siete sposati voi, o qualsiasi cosa, tipo consigli su cose, per favore ditemelo, perché io sto scherzando malissimo. Grazie mille, ciao!